Luca. Cognome. Piano. Vettore. Soprannome. Teo Teuzzo. El Baff. Da due giorni. Ruolo. Centrale. Opposto. Altezza. 2,09 m. 2 metri. Quando hai iniziato a giocare a pallavolo? 14 anni. Non me lo ricordo. Dopo 17 anni avete riportato la Coppa Italia a Modena. Che cosa ha significato per te? Tanta roba. Tanta roba veramente. Bello, bellissimo. Non puoi copiare. No, bene, nel senso che qualcuno arrivò da me e mi disse inizio ma basta! A me, basta con questa storia, avete fatto l'intervista. E ora racconto tutta la storia. Buona, tanta roba. E mi disse che era bello e diverso vincere qualcosa a Modena. Non hai vinto un tubo nella mia vita. Passa a dire Modi fuori da questa. Ti ha chiamato Matteo a fare l'intervista. No, è stato bello, perché è vero, è stato qualcosa di speciale. Quanto è importante e speciale quest'anno il gruppo? Fondamentale. Tanta roba. Tanta roba. In una parola descrivi. Ah, il momento più bello questo. Una parola, non un aggettivo. Va bene. Bruno. Senza R, Matte. Caparbio. Condottiero. Donadio. Scelgo una colare su tutti. Buffo. Donadio. Iperenergico. Sala. La chioccia saggia. Captain. Petric. Fortissimo, dentro fuori il campo. Il saggio. Buon infante. Lungimirante. Il saggio. Casadei. La persona stimata. Casadei è portatore sano di benessere. Rossini. Portatore sano di cazzo. No, Rossini è un portento, è l'energia. Energico e disponibile. Gappè. Musicista. Col ritmo del sangue. Piano. È un po' suonato. Mono. Veres. Veres è un mito. Paziente. Yuki San. Un saluto a Sollevante. Disponibile, disponibile, veramente. Apprendista. Kovacevic. Kovacevic è il piccolino un po' anziano, diciamo. Un mancino codiglio. Vettore. Un pippaiolo. No, dai. Un pippaiolo. Vettori è... È il buff. Ci vuole pazienza. Oh, ma... Ci vuole molta pazienza. Lorenzetti. Maestro. Sì, un maestro. Sartoretti. Una persona stimata. Giusto. Katia Pedrini. Una persona stimata. Una persona che tenta una rivoluzione. Qual è lo sport che vi appassiona di più dopo la pallavolo? Questo è bello. Il rugby. Piace la scherma. Avete la ragazza? Questa è la domanda importante. Avete la ragazza? No. No. Vi hanno dato dei soprannomi buffi da bambini? Mataus mi chiamavano. Ma così? Uno dei primi soprannomi, non so perché, mi chiamano Razzo Vettore. Io propongo una partita in casa come serata. Quando si tolgono la maglia facciamo il giro di campo. Bravo, fa un bel giro di campo. Pure parapapapa. Ma no. Salutate che dovete andare. Diciamo. Dobbiamo andare. Grazie per queste domande. Ciao. È stato un vero piacere, un onore. Grazie a tutti, grazie a Dante, grazie a Totò, grazie a Vetto, grazie a me. Ma ciao. Qualcuno, ciao. Invece sta questo. Sono cazzi vostri a montarlo, Voi montiamo noi, non ti preoccupate. Sai che bellini. Tu sei alto come il manichino. Io faccio il manichino qua, ragazzi. Ho capito che devo fare. Sei spesso. Si vede il tricipite così? No. Io sono il barbiere di barba e capelli. No, se mi danno dopo un coso, faccio qua, faccio anche una ripassatina di qua. Mi sembri il baffo che suonava il piano. Iniziamo? 30, iniziamo? Quando volete, noi stiamo registrando da 20 minuti. Da che inizio? All'altezza. Chi? Rifà, cancella qua. Donna Dio. Scelgo una colare su tutti. Buffo. Rapace. Donna Dio, dai, mo tanto tagliamo tutto questo tempo qua. Non te l'ho detto in neo qua. Dopo fa. Donna Dio, chi è Donna Dio? No. Il secondo libro. Sai quello piccolino che ci sono sempre. Donna Dio. Iperenergico. Iperenergico. Doppia R. Casadei. Matte, quali sono i tuoi compagni? Casadei mi salve. No.
ragazzi, di getto, però. Ragazzi, abbi, ma... su. Albi, non mi viene pure la padronanza linguistica oggi. Dico? Dillo. Cosa dai? La persona stimata. Casa dei dobbiamo venire tre. Fa proprio venire il benessere, capisci? Il benessere! Qualche volta casa dei nel portafoglio! Non so, è qualcosa. Casa dei è una di quelle persone che ti. No, ti porta al sole. Ma non so. Benessere. Solare! No, non solare, che sono solare lo dici della donna. Contagioso allora. Sì, col soleil è portatore sano di. Ignoranza. Di allegria. Di benessere. Quindi, casa dei, Dove sano di benessere? Io ti capisco. Ma rifallo. Casa dei è portatore sano di benessere. Un mancino codiglio. No. Saltoretti. Una persona stimata. Oh, vaffanculo, Santoretti. Dai, ma ti fai la dopo, io la faccio adesso e tu la fai dopo. Cioè, mi ero di coglione. Lo so, ma io ci voglio pensare per dire. Santoretti è... Possiamo andare a dormire a casa prima. Giusto. Santoretti giusto. Ma te? Piace la scherma. Dai, mi piace che ti fa anche una faccia seria. No, non voglio una scherma. Le schermiste. Basta giro che tiro di coriandolo. Pallanuoto. Con il calcio. Ma no! Calcio, no! Calcio. Dai, quello è lo sport che ti appassiona di più dopo. La scherma. Adesso tu dimmi, ma quando mai vedi una gara di scherma in televisione? Ma guarda, sì, qua il tuo braccio sta a mezzo... Schermo, porta a fare schermo, mi chiama. Ah, ti piace davvero? Va bene. Quindi dimmi le categorie che ci sono nella scherma. C'è il fioretto, la sciabola e la spada. Bravo. Siamo un campione. Yeah! Qua la domanda sera che interessa più a me. Io ho raggiunto la pace interiore e non voglio condividerla con gli altri, per quello che non sorrido. Io non sorrido mai. Capito?